nessuno alla marina, noi siamo senza acqua da 3 mesi che prendiamo autobotti, 5 mesi che prendiamo autobotti, ora la spazzatura sta arrivando ad Abbano Porto. Siamo ridotti come gli abitanti dell'autobotto, c'è un mare di acqua che se ne va a mare perché non è incanalata. Sì, ma se fate la riunione oggi convocate. Ma non convochiamo perché se poi non mi fate vedere, che senso ha convocare voi? Ma avete rappresentante? Ma rappresentante lei che ruolo ha? Lei che ruolo ha? Assessore alla pesca. Lei continuamente deve essere in contatto con le cooperative, visto che è assessore alla pesca, a presentare problemi che ci sono nella marina. Lei si è fatto vedere nella marina oggi. Ma chi l'ha chiamata lei? Per esempio, dico oggi, ma non chiamato nessun altro. Sì, ma già si sa, Ricciotti, me che manda avanti e più potevamo dire, non c'è niente. C'è tutto questo, qua abbiamo un'emergenza forte. A parte l'acqua, ci vogliono i cassonetti qui sopra, perché noi in mare lo puliamo. Mare, ma non la macchietta l'aria a mare. La macchietta l'aria a mare? Sì, mare di ci vogliono i cassonetti qua. I cassonetti, vi accettate di vedere le camere, ma ci sono facili. No, è così. Perché voi state notate che chi sta nella macchietta la munizia fa su. Ma è così, purtroppo. E allora mettete i cassonetti, perché la sono munizia qua. Mi dovete far vedere più spesso alla marina, in cui se ci sono problemi. No, ma il pescatore ha fatto il salto di qualità, ha diventato pure un turbino. E ci vogliono i cassonetti, assolutamente. Abbiamo pigliato Dobotta, abbiamo pigliato Chieto, a Monizia sta arrivando, che qua arriva dei feste, pigliamo Monizia lenta, tanto poi c'è Chieto che sta prendendo. Ma non è giusto, manco marinara sonno, che manco marinara sonno. C'è una marina completamente che non si può fare manco una passeggiata. Abbiamo un poco che per esempio ci sono dei turisti che vanno a mangiare a Porto San Paolo, la Lambara, con la puzza non si può manco fare manco una passeggiata. È una cosa completamente... Rifiuti e acqua, non si capisce niente. Il pescatore è stufo, è arrivato alla sastrazione. Posso dire un'altra cosa, voi adesso siete arrivati. Ma voi stavate là. I problemi voi li dovete risolvere con noi, non con Vincenzo, non con Risoluto che vi fate intervistare. Qua i problemi sono... A me non mi interessa che ce la dico. Perché qua i problemi li dobbiamo chiarire io, l'assessore alla pesca e il sindaco, io che lavoro nel settore, ma non sono loro, è una cosa che per girare. Voi siete arrivati qua per l'intervista, sì, siamo qua per ricevere. No, il problema si risolve io e voi. Io perché lavoro lì in quel settore, voi perché è una brutta figura, perché un turista che si viene a fare una passeggiata a Porto e cammina in mezzo ai tubi e mezzo ai sacchi di munnizia, non lo so se è una situazione bella per Sciacca. Vai a Membi, Membi ha vinto 5 anni la bandiera blu di acqua pulita, cosa hai in più di noi Membi? Io non lo so. Ora finalmente la vita ancora comune. Il demanio finalmente ha dato la concessione delle colonnine. Perché ogni cosa male è una specie di storia infinita, perché è una storia infinita, tutti lo conosciamo. Ci ha dato la concessione delle colonnine, Guadagnino ha firmato questi decreti. Stamattina c'era alle 8 siamo dipendenti, ma a questo punto che abbiamo avuto finalmente queste, le possiamo dare queste schede? Ora che io scendo là sotto glielo posso dire che possono cominciare a venire per avere le schede delle colonnine dell'acqua? Dice che siamo in condizione di dare. Ci devono ritornare questi decreti. Quindi noi già abbiamo pagato il colone di pure questo un'impresa, perché bisogna trovare come pagare gli oneri, tutte un'impresa sono state fatte, i decreti sono arrivati, quindi dice stamattina che noi possiamo cominciare a chiamare per poter consegnare queste schede per l'acqua. Bravo Silvio, è una cosa giusta. Il problema dell'acqua secondo me è il primo, perché poi la pulizia è pure legata all'acqua, una tragedia. E questo penso che lo capiamo ognuno, pure per casa sua, se siamo senza acqua, quindi questa secondo me è la priorità, l'acqua. Per quanto riguarda i rifiuti, ci sono due problemi. Un problema è che l'aria è demaniale, e siccome è demaniale, quando noi diciamo a quelli del piano Aro andate a pulire, quelli ci rispondono, ma perché? Se è demaniale noi facciamo le cose che sono normali, se quello è piano è demaniale, perché dovremmo andare a pulire l'acqua? Ci ha parlato con il comandante. E perché comanda allora il demanio pretende di tenere pulito? No, e come facciamo? Il demanio che cosa sostiene? Che il demanio poi sostiene che dovreste essere comandante dice l'assemblea a tenere pulito. Ma come? Poi c'è l'altro, due problemi ho detto, uno è questo che l'hanno chiamato, l'altro problema è l'isola ecologica. Che cose ce le dobbiamo dire, no? L'isola ecologica si è fatta la manifestazione per poter affidare l'isola ecologica, non ha partecipato nessuno a questa manifestazione.
anche l'isola ecologica però doveva essere concessa dal demanio, perché è un bene demaniale. Con le colonnine, due giorni fa, questi decreti di cui parla Carmelo, sono arrivati i decreti di concessione delle colonnine, del mercato del pescatore, dell'isola ecologica. Quindi in questo momento, finalmente, dopo una impresa infinita, finalmente l'isola ecologica è stata concessa a tutti. A questo punto però noi dobbiamo affidare a qualcuno, con la gestione bisogna affidare l'isola ecologica. L'avviso, mentre per il mercato del pescatore avevano partecipato alla manifestazione di interesse, quindi ora si procederà affidato, per l'isola ecologica non aveva partecipato. Quindi riunioni con i dirigenti, riunioni con la segretaria generale per chiedere, a questo punto se non ha partecipato nessuno, come dobbiamo procedere? Possiamo fare un affidamento diretto a chi, a quelli che fanno il piano aro, a chi lo vuole fare, come dobbiamo procedere? Perché se affidiamo l'isola ecologica in parte i problemi del rifiuti dovrebbero essere iniziati, no? Tutto questo, voi avete tutte le ragioni di questo momento, tutte. Ma non solo noi come Marina, ma il problema è una questione pure di turismo. Quello, a Porto mi voglio fare una passeggiata, con mia moglie a Porto, perciò è uno schifo. Ma voi non lo sapete, il problema vero è questo.